Dimmi, dimmi. Allora, Vai. dichiarazioni ben precise, non esistono dispute sulla fascia. L'assessore di spirito andrà regolarmente a Casanova, l'assessore Marrese a Casà e la sottoscritta Nocelleto in sostituzione del sindaco e probabilmente a Carinalo solo se Del Prete avrà motivi esclusivamente di lavoro, altrimenti presenzierà il presidente del consiglio Peppino Del Prete. Veniamo ora ai problemi economici. Sui problemi Non è vero che ti sei sull'articolo meravigliato. effettuato dall'avvocato in società, ritengo che non mi sia mai meravigliata della maggiore economia effettuata dalla prima giunta. Questa giunta continua nell'evitare gli sprechi perché non esistono fondi e continua nella lotta all'evasione, anzi sarà ancora più ferrata la lotta all'evasione. E la maggiore economia di questa giunta si evidenzia proprio sul fatto che l'IMU è stata abbassata solo ove era possibile. Frottole non è possibile in effetti indicarle perché l'aliquota è stata abbassata solo dopo le varie indagini e le varie indicazioni che si sono verificate dal MEF. Abbassare l'aliquota significava trovare altre risorse, cosa che non è stata possibile. Quindi a nessuno piace aumentare le tasse, ma non è stato possibile fare diversamente. Per quanto riguarda invece l'aumento della L'aumento costo della mensa, il costo evidentemente del trasporto l'equivoco alunni, è che dici? sorto sulla maggiore economia, perché questa amministrazione ha aumentato le tariffe per il trasporto alle mense, un aumento minimo del 25-30%, così come chiarito col consigliere Verrengio in consiglio comunale. Il problema era che fino ad oggi quei servizi non avevano una copertura finanziaria. Anche ad oggi, con un piccolo aumento, abbiamo delle notevoli difficoltà a portarli avanti. Però l'aumento per il servizio che andrà a verificarsi per questa amministrazione sarà, possiamo dire, compensato da una maggiore efficienza del servizio stesso, che ci auguriamo di mettere a disposizione dei cittadini. È sulla faccenda del recupero evasione ICI, quest'anno quanto è stato postato in bilancio? Allora, quest'anno è stato postato in bilancio una somma sicuramente molto più elevata rispetto all'anno scorso e comunque senza fare polemiche sull'evasione ICI, l'amministrazione continuerà nella lotta all'evasione non solo per l'ICI ma per tutte le imposizioni fiscali e tutti i crediti in effetti dell'ente, considerato il fatto che il risultato che si è ottenuto l'anno scorso non è condivisibile con quanto dice in effetti l'assessore Russo, ma è a disposizione la documentazione sui risultati ottenuti presso il settore economico-finanziario del dottor Bergamasco. Va bene, grazie.